Buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione di calendario posturale. Oggi lavoreremo un po' di forza addominale, quindi ci andremo a sdraiare a pancia all'insù, le ginocchia le portiamo al petto e cerchiamo di spalmare bene la zona lombare al suolo. Intreccio le dita delle mani e me le metto dietro la testa. I gomiti li posso tenere anche rivolti al soffitto per facilitare un pochino. L'esercizio. Sollevo di qualche centimetro la testa, pochi, circa 5 e se possibile continuo a guardare verso il soffitto, quindi non vado a guardarmi tra le gambe. Da questa posizione, mantenendo ben spalmata la lombare, incomincio ad alternare le gambe. Una si stende, l'altra si piega. Ci faremo 20 movimenti in questa maniera. La cosa fondamentale è che la lombare sia ben premuta sul pavimento. Se stendendo una gamba sento che la lombare si stacca e non riesco con la forza addominale a tirarla giù, allora la gamba cercherò di stenderla ma un po' più in alto. Più la gamba è stesa verso il soffitto, più è facile, più è verso il pavimento, più diventa complesso. Quindi incominciamo, zona lombare ben spalmata, testa leggermente sollevata, stendo la gamba destra, la sinistra è piegata e da questo momento incomincio ad alternare le gambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantengo bene la lombare spalmata. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E posso tornare a rilassare la testa al suolo se voglio. Posso anche con le mani prendermi le ginocchia eventualmente rotolare un po' a destra e a sinistra oppure allontanare e avvicinare leggermente le ginocchia e andremo a rifare una seconda ripetizione di questi 20 movimenti intreccio le dita delle mani dietro la testa la sollevo di qualche centimetro lo sguardo continua a guardare in alto le ginocchia sono al petto la lombare è bella spalmata al suolo e incomincio. 1, 2, 3, Stendo bene la gamba. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E di nuovo posso rilassare la testa, posso rilassare le gambe prendendomele con le mani, rotolando a destra e a sinistra o avvicinandole, distanziandole, così come posso anche rilassare le gambe semplicemente riappoggiando i piedi. O stendendo le gambe, soprattutto se avessi un po' di risentimento, le posso anche un po' scuotere. E andremo a fare l'ultima serie da 20 ripetizioni: ginocchi al petto, mani intrecciate dietro la testa, sollevo di qualche centimetro la testa, zona lombare ben spalmata al suolo. Stendo bene una gamba e cerco di piegare bene l'altra. 2 3 Lombare sempre spalmata. 4 5 L'ombelico è molto risucchiato all'interno. All 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 e 20. Riporto entrambe le ginocchia al petto, rilasso un po' le gambe, posso rotolare un po' a destra, un po' a sinistra. E poi, piano piano, ce ne possiamo tornare a sedere, che anche per oggi la nostra pillola di movimento, l'abbiamo presa. Noi ci vediamo dunque domani per una nuova puntata di Calendario Posturale. A presto!